Quaglie alla fiorentina. Ingredienti: 8 quaglie, 8 fette di pancetta, burro 50 grammi, un mazzetto di aromi legato, allora prezzemolo, timo e alloro, vino bianco, un po' di brodo, 8 fette di pane, olio di oliva, sale e pepe. Pulite le quaglie, ma le certe che poi metto su, dice, salatele e pepatele. Quindi fasciate i loro petti con le fette di pancetta, fermatele poi con uno spago, mettete in una casseruola di coccio assieme al burro 3 cucchiai d'olio nuovo di oliva toscano, un mazzetto di aromi, fate quindi rosolare bene a fiamma viva. Quando le quaglie le saranno tenerissime, morbide come una merda, togliete gli aromi, il mazzetto avete legato prima e lo levate. Fate dei crostini con il pane, ve lo abbrostolite, se voi c'avete il pane casareccio meglio ancora, non ci fate i crostini zuppai, mi brodo delle quaglie. Ora ve lo fa vedere, Gnasia. Ora si va a rinvolgere le nostre quaglie con la pancetta, io ce n'avevo pochina, comunque di quella buona di contadino. Le nostre quaglie le vengono salate e pepate. Allora, nella casserola si va a mettere 50 grammi di burro a occhio, che 50 anche 100, poi l'olio, olio d'oliva nuovo toscano di Montalbano, il mazzetto con gli odori, legato lo spago almeno dopo si arriva a mangiare, e si va a mettere sul fuoco. Si va a tappagliare per tutto. Poi si va a aggiungere il brodo. Il pane appena sfornato, fatto da me in casa. Pane tipo toscano, senza sale e via. Farina 00. Oh vai. Che tavoli. Oh vai, vediamo un po' come gli è venuto. Oh, vada. Già il pane inzuppato, abbrustolito le fette di pane e inzuppate nel tigro. Comunque, sentiamo. Buonissimo. Ma che sei.